siamo in compagnia di Rama. Ciao e bentrovato. Ciao, grazie, come stai? Bene, 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 Filippo, senza girarci troppo intorno, quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte è una situazione assurda. Quello che ti è capitato è figlio di questi tempi, per cui non posso non chiederti quali sono gli stati d'animo, che stai provando da casa, immagino contrastanti tra loro. Sì, è una continua altalena, mettiamola così, per quanto riguarda gli umori, diciamo, le emozioni, le sensazioni, continua a variare, varia, varia. Prima del festival avevi definito la tua canzone un inno alla vita, alla sua imprevedibilità. Ecco, in una situazione atipica come questa, immagino che l'affetto e il sostegno delle persone, anche dei tuoi colleghi, siano un po' la scintilla in grado di far scoppiare questo colore, no? Assolutamente, certo, l'imprevedibilità è un fattore predominante anche della canzone, no? Mentre la vita suonerà con le dita tra le vene, no? Il fatto che ci governa pienamente. Io oggi ne sono completamente in balia, devo dire la verità, mi sto facendo governare da lei. Spero che possa scoppiare colore e parlare la musica per me. È incredibile come questa canzone assume un senso Ancora più attuale. forte. Mamma Sì. mia, è impressionante, impressionante leggendo il testo oggi. E, a proposito del sostegno unanime dei tuoi colleghi, delle altre etichette, immagino che sia una cosa che fa piacere, che non è nemmeno poi così tanto scontata. Beh, oggi si dice che non è scontato avere amore. Sarebbe un peccato se non lo fosse. Alla fine mi sono poi trovato in una situazione dove non c'entro niente, dove sto benissimo, dove non ho fatto niente e sono stato escluso per una cosa che non era causata da me, quindi neanche per colpa mia. Devo dire che sono soddisfatto e sono riconoscente dell'amore che restituirò e continuo a restituire, perché è una cosa meravigliosa. Però oggi si tende molto a sottolineare una cosa buona come se fosse una cosa non scontata. Secondo me, in generale, l'essere umano deve cercare di essere buono, cioè noi dobbiamo ambire a essere buoni, dobbiamo essere felici di esserlo. E quindi siamo forse in una società dove a volte è sempre più difficile, si vede in maniera sempre più, no? Ossica, sempre un po' più lontana questa bontà. Invece io sono stato accolto con bontà, con sincerità, con genuinità dagli altri ragazzi, appunto da Amadeus che mi ha teso la mano insieme alla Rai in un momento appunto dove non c'entravo niente, dove sto bene, potrei salire ora sul palco per cantare, però giustamente per rispetto non lo faccio e lo accolgo con tanta felicità e tanto amore. Sono felice che ci sia questo amore, ma non sono sorpreso, ne sono contento, ne sono orgoglioso perché siamo tutti artisti e siamo tutti uniti. La cover dell'altra sera è stata anch'essa molto apprezzata, pare anche dallo stesso Guccini. Raccontaci un attimino come è stato portare sempre durante le prove il pezzo, mostrando un'altra tua anima, perché quello è il bello poi di questa doppia scelta. Quella fu fortunatamente l'unica prova che ho registrato poi lì con le luci minimamente, ma non penso che ci fossero le luci, però spero di aver reso onore sinceramente al mio mito, che è Francesco Guccini, spero di aver potuto rappresentare la sua canzone al meglio. Quella canzone è una canzone con un peso importante, che mi sono sempre portato addosso, io non essendo un interprete ma un cantautore. È stata spontanea la scelta di questa canzone perché era qualcosa che mi identificava completamente, un pensiero fisso, una critica morale, non una critica spiccia, una critica morale, la cosa più grande che ci sia, secondo me, fatta appunto dal grande interpretato, poi cantata dal grande Guccini. Al momento sei sesto in classifica, stasera entrerà in gioco il televoto e al di là poi di quello che sarà o meno una possibile vittoria, io voglio augurarti una cosa, che è quella di rappresentare l'Italia all'Eurovision per due ragioni. Uno perché il tuo pezzo Grazie. è quello più internazionale in gara e due perché potrebbe essere una bella rivincita in qualche modo, no? Anche se non sappiamo ancora come sarà quel contest. Bah, ti ringrazio e sarebbe un sogno incredibile, sarebbe la mia occasione di portare finalmente la mia performance dal vivo e spaccare ancora di più. Quindi sarebbe un sogno incredibile, ti ringrazio per la considerazione, ti do un bacio grande. In caso, hai mai pensato all'ipotesi di portare un pezzo in italiano? Immagino lo stesso, e soprattutto perché molti tuoi colleghi in passato lo hanno anche ri riadattato. Qual è la tua opinione a riguardo? Penso che l'importante è mantenere la nostra cultura, cioè basta che ci sia qualcosa di fondamenta che ci identifichi alla
alla nostra cultura, che la racconti, siamo la culla della civiltà, va raccontato. Penso che cioè, ibridare le lingue non sia un male nel momento in cui riesci ad identificare comunque la tua cultura. Ecco, distruggere la tua cultura è un male, ma poterla raccontare a tutto il mondo è un bene. Certo, senza nemmeno snaturare il pezzo alla fine, sono d'accordo Beh, con quello te. certo, dal punto di vista artistico ovviamente deve avere una linea, ma quello poi è il rispetto della musica, no? Per rispetto della canzone in sé. Assolutamente. E per concludere, Filippo, sempre prima del festival avevi dichiarato di sentirti orgoglioso della genesi del tuo colore perché mescola l'energia di un pezzo uptempo con la profondità del messaggio contenuto nel testo. Ecco, a giudicare dai feedback, dai commenti che ti saranno arrivati in questi giorni, pensi sia stata recepita in egual misura questa duplice funzione? Sembra di sì. Quindi missione compiuta. Non ancora, non ancora, ancora le canzoni devono vivere, devono lasciare qualcosa, devono essere, bisogna abusare delle canzoni, bisogna ascoltarle talmente tanto da non volerla più sentire per poi innamorarsene. Secondo me, io almeno vivo così la musica, quindi ancora c'è tempo, ancora. Tempo al tempo. Ringrazio Irama per essere stato con noi. Incrociamo le dita Grazie. per te. Ciao Filippo, alla prossima. Un Ciao, ciao, ciao. Un bacio.